Tre punti e bel gioco. Il Chieti, oggi in completo bianco, mette sotto anche il Riccione, centrando il terzo successo consecutivo della gestione Luiso. I neroverdi salgono a quota 42, virtualmente in zona franca e accorciando dalla zona playoff. Il quinto posto ora dista tre punti. Luiso deve rinunciare a Salvatore per un problema al flessore, un'assenza pesante, perché il giocatore era in gran forma e domenica scorsa aveva firmato la vittoria a Fossombrone. Out anche il terzino Caterino, un altro che si stava ritagliando un ruolo importante. Senza i due fuoriquota titolari, il tecnico neroverde è costretto a stravolgere la formazione. In porta torna l'under Antignani. In campo dal primo minuto anche Di Sabatino e Tortora. La buona notizia è il ritorno di Vesi e Forgione, che hanno scontato la squalifica. Il Riccione è in piena crisi di risultati e tecnica, con i cambi in panchina, dove ora siede Salvatore Utro. La squadra romagnola è reduce da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con i play-out dietro l'angolo. Temibile la coppia d'attacco formata da Maio, ex Pineto, e Ferrara. L'ex Diambò è infortunato. Dirige Spina di Barletta. Il Riccione inizia meglio e al terzo potrebbe fare male con Matteucci, che sotto misura non colpisce bene alzando troppo la mira. Il Chieti si scuote, inizia a prendere campo e a lottare su ogni pallone, soprattutto a centrocampo. Una prima risposta arriva al sedicesimo con una conclusione di falla bloccata da Rossi in due tempi. Tre minuti dopo il vantaggio nero-verde. Mercuri lavora un buon pallone, traversone sul secondo palo, palla al limite dell'out, Forgione inventa un assist per Gaillet, che deve solo spingere la palla in rete. Prima gioia per il centrocampista gambiano arrivato dal mercato di gennaio. Il Chieti continua a macinare gioco, mentre il Riccione sembra accusare il colpo. Molto bello il raddoppio per come è stato costruito. Vesi innesca con un lancio lunghissimo e preciso Forgione. Controllo a seguire sontuoso, passaggio a falle che gonfia di nuovo la rete. Il giocatore va ad abbracciare la curva Volpi, decima rete in campionato per lui. Nella prima frazione di gioco non accade più nulla, da segnalare solo un cartellino giallo a Consonni. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Stessi 22 in campo, ma Riccione che preme sull'acceleratore per riaprire la gara. Quarto minuto, tiro secco di Maio, Antignani blocca. Ancora Riccione pericoloso al tredicesimo con Ferrara, bravo l'estremo neroverde a sventare. Forze fresche per gli ospiti con Silla e Pellacani. La pressione continua, ma il Chieti si difende con ordine. Primi cambi anche per Luiso, dentro Sueva per Mercuri e Mazzei per Forgione, che esce tra gli applausi a sottolineare la prova maiuscola. Quindi altre sostituzioni. Nel Chieti entrano Alessandro Gatto e al 90° esce anche Fall, che poco prima avrebbe potuto far segnare ancora Gaillet, ma forse sarebbe stata punizione troppo severa per il Riccione. Giovedì bisogna recuperare forze fisiche e nervose. Il Chieti è infatti atteso a Riviera delle Palme dalla San Benedettese in lotta per il primato. Il Riccione ospiterà il Termoli in uno scontro salvezza molto importante.